Benvenuti a Palaventura. Come vedete, oggi ho innaffiato l'orto, ma anche le mie braghe. E oggi faremo gli gnocchi. Per fare gli gnocchi ci servono le patate. Andiamole a lavare. Ora mettiamo le patate dentro lo scolapasta. Ora sciacquiamo le patate. Intanto quelle che abbiamo pulito le mettiamo dentro la pentola per dopo bollirle. Questo è il risultato dopo aver lavato le patate. Cambio braghe! Voilà, braghe asciutte! Per fare gli gnocchi servono degli ingredienti: parmigiano reggiano, pan grattato, un uovo, uno schiaccio patate, una forchetta e un coltello, delle patate, attenti a non scottarli, del sale e della farina. Iniziamo a fare gli gnocchi. Mettiamo il pan grattato, una bella spolverata di pan grattato, il parmigiano reggiano, state attenti perché scottano. Mettiamo il ditino qua, da poter dopo fare andare giù la lama e dopo da fare così. Dopo togliamo la buccia e così continuiamo. Una volta pelata la patata, prendiamo lo schiacciapatate e lo apriamo. Poi ci mettiamo dentro la patata e gli facciamo fare splush. Poi dopo puliamo un pelo le patate e così via. Una volta schiacciate le patate, per far sì che si raffreddino prima dobbiamo farci un buco in mezzo e dobbiamo aspettare che si raffreddino. Una volta che le patate si sono raffreddate, c'è bisogno di un uovo, spacchiamo un uovo. Ora ci mettiamo un pizzicone di sale. Poi ora della farina. E ora impastiamo. Una volta finito di impastarlo, mettiamolo da parte e togliamo una fetta. Poi dopo lo rotoliamo, come per fare una striscia. E poi dopo tagliamo in piccoli quadratini. E così via. Una volta tagliati, devi fare così. Devi passarlo sulla forchetta che dopo ti devono venire queste striscioline. Due fatti. E tre fatti. Quattro fatti. Cinque fatti.
Infatti, una volta fatti i nostri bellissimi gnocchi, ci spostiamo in cucina. Mettiamo a bollire l'acqua. Questo è un sughetto facile, veloce e buono. Burro e ortolina. Una volta che l'acqua inizia a bollire, ci mettiamo i nostri bellissimi gnocchi. Come facciamo a sapere quando sono pronti? Quando vengono a galla. Adesso che vengono a galla li scoliamo. Poi li mettiamo in un contenitore. Poi ci mettiamo un po' di sugo. Sempre se volete. E poi sempre se volete un po' di formaggio. Ecco qua i nostri gnocchi. Buon appetito. Se vi piacciono, lasciate un like e anche se sono buoni.